Salve, bentornati su Demolendo Cose 2. Ok, devo dire una cosa. Se tu cerchi su internet, tipo, non so, actors and actresses, musicians, o actors, who released music, non trovi molto, anzi, ti dà sostanzialmente gente più in vista, sostanzialmente. Non ti dà. Bisogna fare ricerche molto più accurate. Io sostanzialmente per questo mio percorso, questa mia ricerca, sto usando un metodo un po' bislacco e un po' carognoso, che è semplicemente wikipedia.com, quindi tutto in inglese, e ti metti a cercare gli attori. E prima o poi incappi in qualcuno che ha fatto musica. E quindi lascio immaginare quanto sia rognoso questo tipo di ricerca che sto facendo. Bene, detto questo, ok, l'attrice di cui voglio parlare oggi è incredibile perché ci sono molte più attrici che attori a fare musica. Questa è una cosa molto curiosa, devo dire. E solitamente le attrici sono molto più brave degli attori a fare musica, ma magari hanno una sensibilità un po' più spiccata, chi lo sa. Non lo so, è un'ipotesi. In ogni caso, l'attrice che ho scoperto essere anche una musicista, essere stata almeno, è Goldie Hawn. È un'attrice non più molto in vista, in realtà. Se avete visto La morte ti fa bella, quel film fantastico con Bruce Willis, Goldie Hawn e Susan Sarandon, di sicuro vi ricorderete la bionda che è Goldie Hawn, oppure in Overboard con Kurt Russell, in cui lei è ricca sfondata, però cade dalla barca e si innamora di Kurt Russell e ci fa quattro figli, facendo una vita semplice. In ogni caso. Allora, Goldie Hawn l'ho apprezzata veramente tanto. Perché? Di recente io spesso faccio periodi in cui mi concentro su un genere e lo studio. Lo studio il più possibile. Sono periodi che solitamente durano 1 o 2 settimane. E ultimamente mi sto lanciando sul folk americano. Occhio, non sul country. La gente pensa che il country sia il folk americano. In realtà no. Il country è una delle tante sfaccettature della musica folk americana, ok? E spesso qualcuno confonde il country con la bluegrass, ma non sono la stessa cosa. Comunque, non è questo che importa ora. E io ho apprezzato veramente tanto questo Goldie di Goldie Hawn. Che in pratica non è un disco. All'inizio, sulle prime, ho pensato: minchia, è proprio quella roba da balera dentro al fienile con la quadriglia. E invece no, assolutamente no. Goldie di Goldie Hawn è un lavoro di una globalità mostruosa. Racchiude in sé tutti gli stili del folk americano. Per chi non lo sapesse, il folk americano, la musica folk americana, è un universo praticamente, è una roba immensa. Varia da regione a regione, varia dalla nazionalità degli immigrati all'epoca
dello schiavismo, dell'immigrazione in America, varia in ogni modo. Non a caso ne esistono tantissime sfumature. Esiste la Appalachian Music, Appalachian Folk, che è appunto il folk che arriva appunto da quella regione dell'America. Esiste il Cajun Music, esiste una sfumatura del folk americano che si chiama Railway Music, che è praticamente musica da treno. È pazzesco. Esiste la Cowboy Music, giustamente, che non è quello che noi pensiamo quando... Non è quella. La cowboy music è roba molto più triste, molto più cupa, si tende ovviamente a confondere, però la cowboy music non è quella. La cowboy music è un'altra cosa. La cowboy music la fa Clint Eastwood. La faceva. Ma ne riparliamo. Questa è un'altra storia che riprenderemo tra qualche giorno. Adoro questo disco perché in una decina di pezzi, 11 mi sembra, lei racchiude tutti questi stili e lo fa benissimo, veramente bene. Ci sono pezzi che... mostruosi. Alcuni, come giusto che sia, hanno delle sfumature molto irlandesi perché molte sfumature della musica folk americana è praticamente derivativa dalla musica folk irlandese, deriva direttamente da quella. Cambiando determinate scale si ottiene una sonorità differente da quella irlandese, ma comunque ne cogli la derivazione, soprattutto quando c'è il fiddle, il violino, quello che credo sia quello più piccolo del violino classico. Vabbè. Bene. Ok, Goldie Hawn anzitutto è una cantante bravissima, con anche una discreta tecnica, perché durante il disco, adesso io non è che ho studiato i pezzi proprio pezzo per pezzo, ognuno l'ho ascoltato 10 volte, no, assolutamente no. Non ho lo sbattimento di fare questo genere di cose, però ci sono pezzi come My Blue Tears e Butterfly, Uncle Pen, sono tutti pezzi che sono nello stesso disco, ma se tu li ascolti separatamente, tu pensi, ma sto ascoltando uno shuffle e Spotify mi sta dando pezzi a cazzo di cane? No, ti sta dando pezzi dello stesso disco, solo che sono completamente differenti. Sono ovviamente dello stesso genere, ma con sfumature estremamente differenti e soprattutto molto scandite, molto riconoscibili. E in tutto questo, ovviamente, c'è Goldie Hawn, che è una cantante fantastica, che ha un dinamismo molto particolare quando canta, ha tanto dinamismo, ma soprattutto tanta dinamica quando canta. Lo senti, io credo che lei abbia una formazione da bel canto, io credo, perché ho notato delle cose che si rifanno a quel genere, ok? Addirittura ci sono pezzi, c'è cioè uno in particolare che è Winken, Blinken and Nod, non so cosa voglia dire, però addirittura, cioè, questo è per dire per quanto sia variegato questo disco, quanto sia studiato nei minimi dettagli, in ogni sfumatura è stata resa benissimo. Questo pezzo qua, musicalmente, potrebbe sembrare una giga. Cosa c'entra la giga con il folk americano? Nulla, assolutamente nulla, però c'è questa impronta veramente forte ed è pazzesco perché quando entra l'arpa dà una sonorità quasi fatata, molto favolistica ed è pazzesco. Allora, non so come dirlo.
Ma questo è uno dei migliori dischi che abbia sentito finora tra tutti i dischi degli attori. Appunto perché per questa enorme varietà di stili, di sfumature, di sonorità che si cambiano e si intercambiano per tutto il disco, pezzo dopo pezzo. All'interno dei pezzi, no. Perché i brani sono di un tipo, cioè ogni brano ha una sua direzione e la porta fino in fondo. Ma nel complesso si tratta di un disco che raccoglie tutto il mondo folcloristico americano e posso assicurare che se sei un amante di questo tipo di sonorità, questo disco può solo stupirti. Io sono veramente stupito perché questo è un genere che a me, io mi ci sto addentrando solo ora per bene, con impegno, e devo dire che è pazzesco perché senti cose che vanno dai Kingston Trio a pezzi che possono ricordare The Ballad of Casey Jones, un pezzo molto vecchio. A pezzi che possono ricordare Tom Waits, perché ovviamente è un disco del 72, quindi va anche sulla new wave del folk americano. Ed è pazzesco il modo in cui questo disco ti porta da una parte all'altra, ti porta al nord, al sud, sud-est, est, ovest, in Irlanda, ti porta in Austria, perché come ho detto c'è anche un pezzo che sembra una giga. Ed è incredibile, è veramente incredibile. Ascoltatelo se vi piacciono queste sonorità, perché è veramente tanta, 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 tanta roba.